Siamo ad un nuovo appuntamento con le Urban Design Interviews. Abbiamo come ospiti Mariana Martini, CEO di Mariana Martini Studio, e il presidente Nicoletta Romano, con l'interior design Silvana Barbato della Varese Design Week. Lascio a voi la parola e vi chiedo gentilmente di presentarvi e di raccontarci un po' di voi. Ciao a tutti, mi chiamo Mariana Martini, sono un'architetta, lavoro a Milano, in realtà anche in Brasile e a Budapest perché sono brasiliana, appunto, e la mia socia ungherese, quindi siamo in questi tre mondi diversi. Lavoriamo con interior praticamente molto verdi, tropicali, accoglienti, quindi che ci porti un po' di tropicalità. E niente, sono molto contenta di essere qui questo pomeriggio insieme a queste bellissime donne. Buongiorno, Nicoletta Romano, presidente, ma credo che sia più che altro per l'età della Varese Design Week, ma diciamo che prima di quello tutto è iniziato grazie a Living, che è una rivista che ha 15-16 anni di età e che proviene da tutta una mia esperienza un po' in giro per il mondo. Perché ho lavorato e ho scritto in francese, in inglese, a Bruxelles, a New York, a Parigi. E poi tutta questa peregrinazione mi ha riportato in patria e mi sono riscoperta la mia città, che è una città bellissima, piccola ma bellissima, è un giardino unico, e mancava però di una cosa. Mancava un po' di vivacità. Allora, io con le mie quattro, perché siamo in quattro pazze, io, Silvana Barbato, Silvia Giacometti e Laura San Giorgi, ci siamo dette perché non creare qualcosa per rendere effervescente questa città che è piena di fascino, ma diciamo magari poco conosciuta. E così 5 anni fa ci siamo messe lì, ci hanno preso un po' per. E però ce l'abbiamo fatta. Adesso, al quinto anno, facciamo parte del circuito nazionale delle Design Week e cominciamo ad avere un bel successo. Quest'anno saremo molto digitali, poco fisici, però insomma ci sono tante cose interessanti. Eh sì, assolutamente sì. Io sono Silvana Barbato, grazie di averci ospitato qui per questa interessantissima chiacchierata. Sono interior designer, quindi mi occupo di progettazione di interni. Nel mio piccolo studio atelier che si trova proprio nel centro storico, della mia città, dove vado a confezionare i progetti di interni con, i miei clienti. 5 anni fa mi sono incontrata con altri professionisti del nostro settore e abbiamo avuto l'idea di fondare la Varese Design Week, proprio per l'esigenza, la voglia, il desiderio di portare il design e tutto ciò che di effervescente ruota intorno a questo tema nella nostra meravigliosa città di Varese. Ovviamente abbiamo preso spunto da tutto quello che succede in questa meravigliosa città che è Milano, però poi proponendo ciò che sono le potenzialità del nostro territorio, ne parlavamo prima, la nostra è una città giardino, è ricca per esempio di spazi verdi e lo dico a te Perché mi piace, mi interessa. perché mi piace e perché è il tuo ambito e lavori molto bene in questo settore. E quindi naturalmente diventa interessante proporre il design con le potenzialità del proprio territorio. Quindi immaginate l'oggetto di design esposto in questi giardini, in questi parchi meravigliosi di cui il nostro territorio è ricco e creare l'occasione, tra l'altro, per i nostri giovani, per i nostri ragazzi, per i nostri cittadini, per andare a visitarli, perché sono luoghi che poi spesso non abbiamo mai il tempo di andare a vedere perché abbiamo altre cose da fare, ma in questa settimana di fatto si crea l'occasione per riaprire determinati scenari e per viverli in modo frizzante, effervescente, interessante. Ma vi dirò di più, che fra l'altro questi due abbiamo avuto un designer straniero che è venuto da noi perché abbiamo fatto delle interviste, dei video, e veniva da Milano con la sua ragazza che è rimasta e mi ha detto: ma io non vivo a Milano da anni e non sapevo che ci fosse questa città così bella, eccetera, eccetera. Allora io mi dico, non io, tutte ci diciamo. Per carità, Milano è Milano, però non potremmo
potremmo fare, sarebbe carino fare come una specie di link. Ok, fuori salone milanese, e poi perché non andiamo verso il green? E fare una sorta di linea, di satellitino. Potrebbe essere una cosa divertente, innovativa, cioè un po' fuori dalla pazza folla. Non so, sarebbe una bella idea. Io la butto lì, chissà che magari qualcuno. Ma una domanda da voi: succede anche come Milano che ci sono dei posti che di solito non sono aperti al pubblico e diventano aperti solo in occasione, oppure no? Prendete già i posti che sono. No, ci sono anche dei posti che normalmente non sono. Per esempio, l'anno scorso noi abbiamo fatto la serata finale in questo meraviglioso, enorme capannone mitico, dove nessuno può accedere. Noi abbiamo fatto questo party incredibile che è rimasto proprio nelle menti delle persone, tanto per dirne una. Però è chiaro che con gli anni e col tempo noi vorremmo appunto poter accedere. Naturalmente non possiamo farlo perché è la stagione, ma noi avevamo proprio idea, ti ricordi, Silvani, di fare quel giardino di quella villa bellissima quando era aprile, sì. Adesso. Quindi l'opportunità di conoscere degli spazi che di solito non si può. Esatto. Ok. Esatto. Sì. E un'altra caratteristica della nostra Design Week è che ogni anno ci diamo un tema su cui poi andiamo a sviscerarlo e ad affrontarlo da più punti di vista. Il tema di quest'anno è il tema del labirinto, che è un tema davvero molto interessante da molti punti di vista, filosofico, architettonico, sì, di design, del green, del verde. E infatti ci saranno diverse espressioni del labirinto, sia formali, perché ci saranno una serie di installazioni temporanee diffuse per la città di Varese. Quindi sì, portiamo e accendiamo il faro, l'attenzione su determinati luoghi, e al tempo stesso proponiamo e portiamo il design, perché alla fine parleremo del design. E poi abbiamo un calendario ricchissimo. Ci sarà una seratona, ragazzi. Perché allora questa cosa del labirinto si riallaccia molto a qualcuno che per me personalmente è stato proprio un mezzo con sé, proprio una guida in tutto quello che faccio anche a livello grafico eccetera, che era Franco Maria Ricci. Allora lo avevamo invitato chiedendogli di venire a fare la testimonia, stava già male e gli hanno detto no, non si sposta, magari le facciamo avere qualcosa. Devo dire che il nipote è stato veramente carinissimo e ci ha concesso in esclusiva un documentario meraviglioso che proietteremo il 23 sera al Cinema Nuovo, naturalmente posti contingentati, ma credo che sarà veramente una cosa molto molto toccante, molto bella, visto che è lui che ha creato il labirinto più grande del mondo. A questo però segue un altro piccolo spettacolo, ma che spero che sarà molto carino, creato da Italo Giglioli. Italo Giglioli è stato uno di Zelig, un comico, perché secondo noi nel design quello vero, c'è molta ironia. Cioè, secondo me un designer, se non ha ironia, è una tragedia. Allora abbiamo detto, perché non ci crei qualche cosa per alleggerire un attimino, perché certo il design è una cosa serissima, però alleggeriamo anche un attimino questo. E dunque noi vi aspettiamo, sarebbe carino questo. Da questo mese, quindi. Il 23 di ottobre. Allora, il design parte dal 21 al 24 ottobre, inauguriamo alle ore 11 con un momento molto particolare, naturalmente in centro città, e dopodiché ci saranno tutta una serie di appuntamenti che naturalmente saranno digital, quindi non fisici, ma che potrete seguire sui social, che è quest'altro mondo parallelo che naturalmente è un'altra piattaforma di opportunità. Certo, quest'anno ci siamo già, cioè il social c'era già, ma da quest'anno tutti noi siamo stati obbligati a cedere, cioè a proprio partecipare attivamente, altrimenti non facevamo niente, e nessuno ci vedeva. E in Brasile abbiamo questa frase che diciamo: chi non è visto non si è ricordato, nel senso che se uno non ti vede si dimentica, certo, che esisti, certo. E quindi il social è un modo in cui stai lì tutti i giorni che dice ciao, ci sono, e quindi quest'anno, cioè,
Positivo, questo è stato un lato positivo, direi che se dobbiamo proprio guardare tutto con i buoni occhi, no? Che è stata un'opportunità di esplorare queste ferramenta, che poi tante volte ci hanno connesso e ci hanno permesso di fare nuove amicizie, nuovi contatti, partnership, quindi quest'anno è stato un bel momento dei social nella nostra vita e anche fuori Salone Milano c'è stato online, quindi non è tutto stato perso, qualcosina siamo anche riusciti a vedere e ad esplorare. Ed è stato il motivo per cui abbiamo tenuto duro e di fronte all'evidenza, al mese di aprile e maggio, durante i quali naturalmente non abbiamo potuto che chinarci a quello che è stato un momento difficile, abbiamo però poi voluto a tutti i costi impegnarci, esplorare un mondo che per noi comunque era un mondo nuovo, aveva delle dinamiche che non conoscevamo nell'organizzazione di un evento così importante e organizzato peraltro in modo completamente diverso. Sì, è dovuto quindi, proprio con l'intenzione di dire vogliamo ricordare che ci siamo, per noi era importante, quindi, e quindi ci saremo in un'altra formula e di fatto però ci siamo resi conto che abbiamo scoperto delle potenzialità. Sì. Io per prima ho stampato, per cui il sito e basta. Per cui mi sono addentrata in questa giungla che per me sembrava una cosa. Poi invece adesso ci sto prendendo gusto. Ma sì, no? Adesso ci sto prendendo gusto perché mi rendo conto che forse tante cose non sarebbero potute accadere se non ci fosse stato questo problema. Per noi abbiamo veramente degli interventi di personaggi dall'estero interessantissimi che probabilmente non avremmo potuto avere fisicamente perché uno è... Sì. Allora questa è una cosa, devo dire, molto interessante perché poi te la vedi quando vuoi, te la rivedi. Sì, certo. Ecco, questa è una cosa... C'è anche un altro mondo. Infatti dicevano così, no? All'inizio, prima del Covid, che mi vedevano che io comunque sono sempre stata attiva sul mondo social, dicevano ma Mari, secondo te è una cosa che funziona? Perché poi in Italia è una cosa dei ragazzi. Ho detto, non è vero, è dei ragazzi, però piano piano tutti dovranno adattare. Perché in Brasile la mia mamma e mio papà, la zia del mio papà ha 88 anni e mi scrive dei WhatsApp. No. Mi dice come stai, mi commenta le foto su Instagram. È 88 anni, cioè è quasi normale, per dire anche la nonna del mio marito, cioè, prima di mancare ci scriveva, tutti, pure fanno le loro foto su Facebook, cioè la nonna toglieva le sue rughe delle foto. Cioè, sull'applicazione! In Brasile arriverà anche qua, guarda che non sarà una cosa solo dei ragazzi millennial, no, cioè sarà, ci vuole, ci sono tante cose, ma per le notizie, per i film, c'è tanto online, non solo i social media, ma anche dei social media ci sono tante informazioni, ovvio, non sempre positive, ci sono state fake news, un sacco di cose che c'è anche il lato che non è buono, ma il modo di connetterci, cioè di vedere le amiche della mia mamma che io conoscevo solo da piccola, che ora mi seguono, mi scrivono, vedo che bello, vedo il mio lavoro, comunque delle persone che se non ci fosse stati social non mi vedranno mai, perché io non ci vivo mai più lì, e quindi è un modo anche di... Ma questo è un antidoto alla tutta la solitudine, poi sì. All'isolamento, sì. Tua nonna, per dire, una persona di una certa età si sente... Sempre che mi vedi comunque, che non ha tutta la sensazione che sono così lontana, no? Anche questa cosa di uno che ci vive all'estero, quindi direi che ci sono tutti questi lati molto positivi, che è bello del mio lavoro, che sono tutti i giorni, anche i miei genitori sono figlia unica, un po' si sentono meno distanti. Ecco, parlaci un po' anche del tuo lavoro. Non ho capito. Parlaci del tuo lavoro. Cioè questo brindisi, questa cosa che è super interessante. Allora,
sempre piaciuto il green e il verde in sé, perché sono cresciuta a Rio. Tutti pensano che Rio è solo una città grande e basta, ma è interessante perché poi ogni tanto chiedono: ma ci sono veramente le acinie? E in realtà ci sono, non posso mentire e dire di no, perché ci sono. Perché la città è enorme, sono più di 8 milioni di persone, ma è accostata nelle montagne e quindi anche questi palazzi, che siano di lusso o no, crescono attaccati con l'umidità anche delle montagne del verde, e quindi le cimiette salgono anche entro piano 8. E quindi se tu forse entri in una casa, vedi le reti e dici ai bambini: ma no, sono per le cimiette, che entrano e proprio rubano delle cose, fanno, cioè, è veramente così, cioè, sembra una cosa dell'altro mondo, però sì, non, cioè, non a casa mia, che non è attaccatissima, ma c'è il mare, c'è la laguna, c'è Rio, no, che dico. Quindi è una città molto piena del verde, molto piena di energie, di acqua, di cose, ed è molto bella, sole, che all'inverno fa 23 gradi, 25 gradi, cioè, quindi non spiaggia l'anno, tutto l'anno. Ed è anche per questo che stanno soffrendo ora, in questo momento, perché non si trattengono, cioè comunque le persone vogliono andare in spiaggia, al mare, non hanno self-control, e quindi c'è questo caldo. E perché tu vuoi portare qui questa... Esatto, e quindi tutto questo mio vissuto, di tutta questa bellezza, un po' mi mancava, cioè Milano, non voglio dire che non è verde, perché... Ha tanto bene, in realtà, tanti alberi. Se uno guarda la città, cioè, ci sono dei piccoli pulmoni, dei piccoli parchi e ci sono degli alberi. Ma mi mancava portare dentro, perché comunque l'architettura, cioè, da quando sono arrivata qua, comunque gli interni italiani di Milano erano comunque quello di città, ancora un po' freddi, che c'erano un grigio molto minimal, e un po' sono rivista con i clienti che mi chiedevano: ma cosa puoi fare per rendere la mia casa, che in realtà è già anche stata ristrutturata da un architetto molto bravo, però io entro e ho bisogno di qualcosa che mi sento, cioè, accolta. E quindi è stato interessante, perché ho iniziato proprio così, non da ristrutturare case bruttissime, ma delle case pronte e che mancavano di anima, di verde, di accoglienza. E piano piano ho iniziato a fare questi cambiamenti. Ovviamente ora ci arrivano anche delle cose da fare tutto, però succede molto spesso, e io questo non lo sapevo tanto, che era anche un pubblico. E quindi succede questo, che noi facciamo le case, ma fino alla fine, cioè io aiuto i clienti anche a scegliere la essenza, il profumino che va nella casa, il portasapone, il dispenser, l'asciugamano, biancheria, cioè facciamo tutto fino alla fine, cuscini, quadri, piante, portavasi, quindi uno ha la casa completa e lo studiamo insieme, non è che ha solo la nostra caratteristica, lo andiamo insieme ai clienti, però pubblico io nel mio Instagram quello che faccio, quindi anche uno che arriva da me è bello che arriva già aspettando quello che faccio, quindi non mi chiede di fare una casa rossa perché lo sa che lo faccio verde. E quindi direi che anche questo è un punto positivo, perché sono spessissimo 100% soddisfatti, perché le aspettative erano quelle, quindi anche questa è stata una parte bella del mio social, perché ho lavorato la mia immagine e quindi niente. Ecco, questo bisogna lavorare molto sull'immagine. A conclusione della chiacchierata io vi faccio una domanda: vi definireste sognatrici? Io sì, sognatrici. Come? Sono sognatrici? Ma io penso che anche per tutti noi, cioè per voi un progetto del genere. Noi non facciamo che sognare, io lo faccio per sognare. Non ho tanto di sogno, non l'avremmo fatto. No, mai. Perché creare un progetto così come avete fatto voi, cioè dal nulla, che comunque volete fare qualcosa di nuovo. E anche per me, che quando mai ho pensato, vado in Italia, posto degli architetti più bravi del mondo, vado a fare lo stesso mestiere, cioè uccidermi. Quindi se io non sognassi e non credessi anche, no? Perché c'è anche non solo il sognare, ma credere e poi lavorarci, non ce l'avrei fatta, direi. No, ma bisogna seguire il sogno, perché se tu, lo diceva anche Einstein, non si può. Se tu non sogni, rimani.
rimarrai sempre sì, così terra a terra. Certo che è faticosissimo, perché se tu vuoi realizzare un sogno c'è un fattore di rischio, una tenacità, e poi non vogliamo l'osso. Siamo lì così, molto non vogliamo l'osso, siamo sempre lì, questo è vero. Infatti, perché il sogno è solo per il sogno, No, però è faticosissimo, cioè, ammettiamo che... Per tornare alla realtà, se vi chiedessi un vostro posto, diciamo, o a Varese o a Milano o in Brasile eventualmente, cosa consigliereste? Allora, io... Può essere anche più di uno. A Milano mi piacerebbe, a Milano adoro Piazza Garibaldi, io lì ci sto da Dio. Mi piace perché è la Milano nuova, la Milano fresca, quella... nuova che dopo l'Expo esplosa, che lì senti la metropoli, non so, io lì sento la metropoli che prima di Expo per me non c'era proprio, per Milano secondo me lì, e invece per Varese c'è un posto che ci sono tanti posti magici, sono veramente tanti posti magici, ma c'è per esempio una villa Craven che tra l'altro appartiene a dei milanesi, e questo, il figlio di questo milanese ha creato una sorta di orticola varesina, ed è un posto che quando si apre è una reggia, è una collina intera in pieno centro di Varese, una roba stupenda. Queste sono, diciamo, sono due cose totalmente diverse, ma che veramente ti delimitano il senso, secondo me, della Milano dopo Expo, che chapeau per Sala, io mi prosterno, e Varese con la sua tradizione di giardini, di ricchezza, di palazzi antichi, di ville meravigliose. Mariano? Per me invece l'orto botanico di Brera, che di solito solo visito durante la design, io non so neanche se si può visitare normalmente, però ogni volta che apre per la design anche fanno delle installazioni, quindi per me c'è un cammino, non so, è molto particolare. E poi è anche un giardino che non è così, direi, selvaggio, però Pirelli, il Museo Hangar Bicocca, ha un giardino molto... molto bello, cioè non particolare da dire, che si mischia con poi l'architettura, con questo acciaio corden che c'è lì. E in Brasile invece c'è il Parco Lage, che è molto bello, a Rio de Janeiro, dove hanno filmato il film di, cioè il videoclip di Snoop Dogg, che è tanto beautiful, che sia, che c'è questo, è un parco che si mischia con la foresta proprio, che delle persone che vanno a fare, fanno la passeggiata sul parco e si perdono e la polizia li trova due giorni dopo in mezzo, succede spesso. E però in mezzo c'è questa casa con la piscina che non si utilizza, che fai la colazione lì, e dietro si vede il Cristo, che è il nostro Cristo Redentore, che è dietro nella montagna, quindi è un posto, cioè, affascinante, che tu vedi la natura insieme alle storie del tutto. Bene, noi vi ringraziamo, ringraziamo lo showroom Nero Sicilia e ci risentiamo alla prossima intervista.